Benvenga questo documento che diciamo, formalizza, ufficializza il ministero del catechista. A dire il vero, qui a Nampula e in generale nella tradizione diciamo, della Chiesa in Mozambico è stato sempre uno dei principali diciamo, protagonisti ecco, dell'evangelizzazione, il catechista, sin dalla prima assemblea nazionale del 1977, quando la Chiesa in Mozambico ha deciso di istituire appunto questo ministero come mezzo per evangelizzare. Quindi ha dato un suo orientamento, insomma, questa forma ecco, di evangelizzazione. Fino ai giorni nostri il catechista è sempre stato il pilastro, diciamo, in qualche modo, dell'evangelizzazione nelle comunità. Nelle comunità cristiane. È per questo che sono stati creati questi centri, chiamati appunto centri pastorali, ma centri per formazione di catechisti, per appunto garantire questa presenza e soprattutto garantire la formazione di queste persone che sono la colonna, diciamo, portante dell'evangelizzazione appunto in Mozambico. Infatti, il servizio principale del nostro centro è la formazione appunto dei cristiani laici appunto per l'evangelizzazione e la promozione umana. Cos'è che facciamo noi qui al centro catechetico di Ancilo? Ha ormai 52 anni dalla sua fondazione, quindi ha accompagnato un po' tutta l'evoluzione ecco, della Chiesa. In Mozambico e da 52 anni appunto al servizio della formazione, della preparazione del personale appunto che poi lavora nelle varie parrocchie. Il centro catechetico appunto di Ancilo, nato per formare appunto i catechisti, ha aperto anche l'attività ad altri ambiti ecco, diciamo dell'evangelizzazione Mozambico attraverso per esempio la pubblicazione di questa rivista chiamata Vida Nova che ha circa adesso un 14-15 mila copie mensili, una tiratura di appunto 14-15 mila copie al mese ed è quindi l'unica rivista cattolica, diciamo, che si occupa appunto di vari temi legati alla Chiesa, legati alla società, legati all'economia, legati all'ambiente, ecco, del Mozambico e anche del mondo. È una rivista che pubblichiamo appunto qui al Centro Catechetico di Ancilo. E poi la pubblicazione, la traduzione, ecco, soprattutto di materiale in lingua locale Makua, di vari sussidi liturgici, catechetici appunto necessari per le celebrazioni delle catechesi nelle parrocchie. Il centro, purtroppo a causa della pandemia, purtroppo l'anno scorso siamo rimasti chiusi perché non era possibile organizzare nessuna attività anche a livello parrocchiale e quindi siamo rimasti chiusi. Adesso abbiamo riaperto. E quindi ripreso le nostre attività, ma in regime normale noi ospitiamo circa all'anno 2.500 persone che passano per il centro, per corsi di formazione, per seminari, per assemblee, per incontri, quindi ha un buon movimento, un buon movimento. I corsi sono abbastanza, diciamo, intensivi, no? Intensi, no? Nel senso che i catechisti, ma non solo catechisti, ma anche altri responsabili dei vari ministeri a livello parrocchiale, no? Quindi si parla appunto di catechisti, ma si parla anche dei responsabili delle varie commissioni. Abbiamo la commissione giovani, infatti questo pomeriggio arriverà il gruppo dei responsabili appunto delle commissioni giovanili a livello parrocchiale. Abbiamo le commissioni, appunto, la commissione della famiglia, la commissione legata a giustizia e pace, migranti, poi liturgia, inculturazione,
il Ministero dell'Educazione, vocazioni, seminari, per cui noi offriamo appunto lo spazio per formare appunto i responsabili di questi ministeri, di queste commissioni a livello parrocchiale che poi lavorano appunto sul territorio. Quando arrivano qui al centro, sia i catechisti ma anche altri responsabili di vari ministeri si fermano almeno 3 giorni, sono corsi di 3 giorni, a volte anche 4. Sostenuti appunto dal centro pastorale, dove ricevono appunto formazione, quindi formazione biblica, formazione catechetica, formazione sociale, pastorale. Cerchiamo appunto di offrire loro i mezzi per poi riuscire a lavorare appunto sul territorio. C'è un programma che facciamo all'inizio dell'anno e ci invitiamo ovviamente altre persone, sono sacerdoti, sono suore, sono laici che appunto offrono i contenuti a questi corsi. Quindi effettivamente la presenza appunto di queste persone laici, no, impegnati, diventa quasi, possiamo dirlo, tra virgolette, un vero e proprio lavoro. Non è che uno lo fa a tempo quando ha tempo o al di là, insomma, di altre attività che svolge, anche perché poi il catechista accompagna appunto i catecumeni, ad esempio, per quanto riguarda il catecumenato degli adulti, quindi accompagna anche le famiglie di questi catecumeni, deve conoscere chi sono, cosa fanno, magari le loro problematiche, le loro difficoltà, li accompagna al di là, diciamo, della lezione, tra virgolette, di quell'ora, ecco, di catechismo che sono chiamati a frequentare per prepararsi per ricevere poi i sacramenti, quindi diventa un vero e proprio, diciamo, impegno, ecco, che richiede tempo, richiede mezzi, richiede buona volontà, richiede anche, come dice il Papa nel suo documento, una vocazione, è una vocazione a servizio appunto della Chiesa, una vocazione che ha bisogno di formazione, perché altrimenti si rischia appunto di perdere, ecco, queste ricchezze, ecco, queste potenzialità che queste persone appunto offrono a servizio della propria chiesa locale. C'è una, diciamo, non è un salario, ma è, diciamo, un aiuto che queste comunità offrono ai catechisti per poter svolgere appunto la loro attività.